Allora, salve a tutti. Questo è un piccolo tutorial per spiegarvi come fare le saponette fatte in casa. Perché da quando ho messo io su Facebook le mie prime saponette, tutti quanti mi avete chiesto come hai fatto, come non hai fatto e così poi mi. Allora, vi spiego subito che cosa ho fatto. Non vi faccio vedere il passo per passo perché stando da solo è un po' incasinata la questione. Allora, qua dentro ho messo 128 grammi di soda caustica e poi l'ho unita a 300 grammi di acqua distillata. State molto attenti, questa è una ricetta base, state molto attenti perché la soda caustica è molto corrosiva a contatto con l'acqua, inizia ad aumentare la temperatura, quindi infatti io mi sono borchiato di mascherina e di guanti e poi ho girato tutto quanto con un cucchiaio di legno. Fatto ciò, utilizzo un termometro da cucina. Io ho quello digitale, potete utilizzare tranquillamente quello analogico. Lo metto dentro, lo nascondi tanto per pulire perché comunque vi ricordo che la soda caustica è corrosiva. E aspetto che arriva sui 45 gradi. In questo caso vedete, sono 68, 60 gradi 8 e 8. Stessa cosa invece su questa pentola, io ho messo 1 chilo di olio, non fate l'errore come fanno molta gente che 1 chilo di olio uguale 1 litro di olio, assolutamente no. Io ho utilizzato l'olio non filtrato, lo potete trovare tranquillamente in tutti i ipermercati, negozi, insomma quello che volete. E l'ho messo a riscaldare e sto aspettando che anche l'olio arriva a una temperatura di 45 gradi. Io utilizzo due termometri da cucina digitali. In questo caso utilizzo uno per la soda caustica e uno che utilizzo solo per l'olio. In questo caso l'olio sta a 37, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 e 3. 44,9, ecco il nostro 45. Se supera stiamo andando alla grande, oppure se viene superato, se è ancora di meno la temperatura, basta rimettere un po' sul fuoco l'olio. Importante che comunque siano entrambi 45 gradi, anche se leggermente un grado in più l'olio non è un problema. Fatto ciò, unirò la soda caustica con l'acqua e lo metterò all'olio. La mia soda caustica è diversa, cioè quello che potete notare. Perché fatto ciò? Perché io sto facendo una saponetta oggi al limone, infatti ecco qua gli oli essenziali al limone, utilizzando però ho fatto quindi 150 grammi di succo di limone che ho filtrato e poi ho messo 150 grammi di acqua distillata e vediamo un po' che cosa esce. Ci sentiamo dopo che vi faccio vedere dopo l'altra operazione da fare. Ciao ciao! Allora, la soda caustica è arrivata a 45 gradi, mentre l'olio mi pare che è 46,2, quindi pochi gradi. Ok, li unisco qui. Ok. State attenzione, io questa operazione, ahimè, ho sbagliato, l'ho fatta senza guanti. Voi fatela con i guanti, mi raccomando. Io forse, vabbè, la faccio senza perché ormai sono un po' abituato. Dopo aver fatto tante saponette sono abituato. E inizio a girare con il cucchiaio di legno con cui ho fatto prima la soda caustica, a mischiare bene gli ingredienti. Fatto ciò, non pensate che sia abbiamo finito qui. Dobbiamo praticamente, grazie tramite un mini pimer a immersione, un frullatore a immersione, tipo come questo, non so se riuscite a vederlo. Ok. Devo praticamente creare la fase di nastro, cioè la fase che deve uscire tipo una crema pasticcera. Altra questione molto importante è che tutto quello che viene utilizzato per fare le saponette fatte in casa, cioè questa pentola che ho utilizzato per far riscaldare l'olio, stessa cosa quest'altra, diciamo, ciotola in cui ho messo la soda caustica, non la utilizzerò più per scopi alimentari, quindi le cose nascono e muoiono per fare il sapone fatto in casa. Stessa cosa anche il frullatore immersione, nasce e muore per questo genere di cose. Stessa cosa anche, scusate, sono ripetitivo, per le cose in silicone che noi useremo per fare le forme.
Fatto ciò, allora io adesso non posso fare il video perché sto solo, ripeto, dovrò praticamente attaccare il mio frullatore e creare la fase di naso, tipo una crema pasticcera. Quindi metterò dentro, dopo magari una mezz'oretta abbondante, uscirà una crema. Poi vi faccio vedere come deve essere la crema. Ci sentiamo dopo. Io sto facendo questo video un po' a scatti, scusatemi. Ciao. Abbiamo miscelato tutto quanto, vedete, esce tipo una crema pasticcera. Può capitare tranquillamente che vi esce un po' più densa, non vi preoccupate. Quando utilizzate il frullatore immersione, fate, ma aspettate un po', cioè tipo tenetelo tipo 4-5 minuti, poi fermatevi un 10-15 secondi e continuate, perché comunque il motore potrebbe tranquillamente surriscaldarsi. Allora, fatto ciò, io tolgo tutto e posso mettere tranquillamente gli oli essenziali. Se io volessi, se, potevo tranquillamente mettere, che ne so, le scorze di limone, posso aggiungere tranquillamente, perché in questa fase noi mettiamo, oltre che gli oli essenziali, le varie essenze, che ne so, se faccio una la camomilla, per esempio, posso mettere dei fiori di camomilla e così via. Allora, ci sentiamo dopo che vi spiego cos'altro fare. Ciao ciao. Allora, ok, io sto mettendo le mie essenze. Allora, un'altra questione. La ricetta base prevede che dovete mettere solamente 30 gocce di olio essenziale. Gli oli essenziali, se dovete metterli, io vi consiglio di comprare dall'erboristeria, perché stiamo facendo comunque un prodotto molto biologico. E quindi sarebbe un peccato, che ne so, andare nei grandi centri, nei grandi ipermercati e comprare degli oli essenziali così a tromba, a cavolo, a tromba. Quindi praticamente così. Allora, io in questo caso utilizzo due boccette, perché a me la saponetta piace molto, ma molto, molto profumata. Mi dispiace che io prima non ho potuto tritare che ne so, la buccia di limone, magari fare delle piccole scagliette e metterle all'interno. Ok, l'olio essenziale qua quasi finito. Faccio vedere un po', non so se si vede. Sono tutte le gocce di olio essenziali che cadono. No, che profumo. Salutiamo mio padre che va a dormire. Sì, papà sta facendo un video, grazie, se non parli è meglio, che sto in diretta. Ok, e giro tutto. Mischiamo bene. Allora, adesso io posso decidere se utilizzare degli stampi al silicone. Allora, adesso io vi spiegherò come. Io adesso la prendo e metterò tutto quanto qua dentro. Tutto quanto qua dentro. Poi vi spiegherò l'altra operazione da fare. Ok, perfetto, ho trasferito tutto il liquido, tutta la fase di nastro, l'ho messa in questa base di silicone. Adesso io la coprirò con della carta forno e la metto sotto delle coperte. A dopo. Allora, ho preso la mia saponetta, l'ho messa lì sotto. Sotto deve stare al caldo per almeno deve stare al caldo per 42 ore. Insomma, 2 giorni. Cioè, adesso sono le 11 meno 10, cioè fra 2 giorni alle 11 meno 10 posso tranquillamente toglierla dallo stampo. Che cosa succede quando verrà tolta dallo stampo? Parapapà. Andiamo in quest'altra stanza e vi spiego tutto. Allora, cosa succede? Io prenderò un tagliere. Questa cosa, il tagliere, mi raccomando, utilizzatelo solo per fare poi questo genere di operazione, mettetelo da parte. E taglierò la saponetta. Questa è una saponetta alle rose che ho fatto io, con essenza di rosa e petali di rosa vera. E la taglierò. Dopo che verrà tagliata, io la faccio prendere aria, stesa su questo telo, e le giro una volta al giorno, pure due, non è un problema. E potrò utilizzarla dopo 4 settimane. Se invece fate delle composizioni, ho utilizzato questi stampi al silicone, che sono saponette che devo regalare, queste qui. Queste qui non devono essere tagliate. Quindi dispiace che invece di magari di regalarle o di utilizzarle voi per di 4 settimane, magari aspettate un po' di più. Quindi, che ne so, 4,
Se ne fate 8 è meglio, 8 settimane, per esempio, guardate questa composizione, questa, vabbè, l'ho girata io per prendere un po' d'aria, ancora, ma è pronta. Questa è una saponetta al limone, però non ho utilizzato la tecnica che ho... Scusate, volevo dire, questa non è la tecnica che ho utilizzato oggi per farvi vedere come funziona. Quindi ho utilizzato la tecnica base, utilizzando solamente 300 g di acqua distillata, ho messo solamente alla fine l'essenza. Insomma, tutto qui, io spero che il mio tutorial vi sia piaciuto. Un'altra cosa da dirvi è che quando le saponette biologiche vengono utilizzate non creano tanta schiuma, perché ovviamente non sono utilizzate sostanze chimiche, ma vengono, come posso spiegare, utilizzate delle sostanze, cioè si crea una specie di crema alle mani e sul corpo e su tutto il resto. Insomma, io penso che, scusate se ho fatto questo video in maniera così azzardata, veloce, vi chiedo scusa, però io penso che in questo periodo di crisi e di tutto quanto, penso che un regalo fatto col cuore e fatto in casa, penso che sia un bellissimo regalo. Io spero che il mio tutorial vi sia piaciuto, spero che mi auguro che ho dato risposta a un sacco di gente. Che dirvi? Ciao ciao!